Questa iniziativa è un'iniziativa che è tenuta dallo storico Sandro Galantini, si occuperà di parlare, ci parlerà di quelli che sono stati i confini nel corso degli anni, di come si sono mossi i confini nel corso degli anni tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie. Questa è una delle iniziative del nostro club. Nel corso di quest'anno se ne terrà un'altra, la prossima, che sarà ad aprile, l'8 aprile di quest'anno, che avrà come tema quello del lavoro e dei giovani, diritti e in qualche maniera l'evoluzione del lavoro in questo periodo. Ora, la mia associazione, l'associazione di cui sono presidente, è un'associazione che nel corso degli anni si è occupata di tanti temi. Ad esempio, a livello internazionale noi facciamo campagne di sensibilizzazione per la lotta al morbillo, eroghiamo una serie di iniziative, ad esempio quella della vaccinazione di milioni di individui, con l'obiettivo di debellarlo nei prossimi anni. Una delle altre iniziative di cui ci occupiamo, e che è un tema fondamentale dei nostri club, della nostra associazione, è quella della lotta alla cecità pluviale, ad esempio. Lo facciamo chiaramente nei paesi che hanno meno possibilità economiche, per esempio paesi dell'Africa o dell'Asia, dove interveniamo anche lì con una campagna di sensibilizzazione e di vaccinazione direttamente sul territorio. Le iniziative sono poi tante, sono iniziative a livello internazionale, come dicevo, ma sono anche iniziative a livello locale, come ho fatto presente prima. Ad esempio, abbiamo promosso la raccolta fondi a livello sia italiano che internazionale, con l'obiettivo di creare delle strutture, quindi di venire incontro a quelli che sono le persone che hanno subito dal sisma che ha colpito il centro Italia in questo periodo, delle strutture che possano supportarli in qualche maniera nel superare questi problemi. Ad esempio, infatti, abbiamo raccolto circa 2 milioni di euro, di cui 1 milione servirà per in qualche maniera promuovere, costruire una struttura ad Arquata del Tronto, nella quale saranno ospitate circa 70-80 persone. La struttura sarà pronta entro quest'anno e riguarderà, diciamo, non solo il comune di Arquata del Tronto, ma anche il comune di Camerino, dove stiamo preparando, invece, in previsione di costruire una nuova struttura.